Le tetracicline sono degli antibiotici che rientrano tra gli antibiotici batteriostatici. Sono delle sostanze acide, per cui possono essere inibite, possono legarsi a degli ioni bivalenti e quindi ridurre la loro, che, e ciò riduce la loro azione. E inoltre vengono inibite, da un ambiente alcalino. Il loro meccanismo di azione si basa sul legame sulla inibizione della sintesi proteica e per fare ciò si legano alla subunità 30S, andando ad inibire l'enzima aminoacile tRNA. Questo determina per l'appunto l'arresto della progressione del peptide in formazione, poiché non vengono più aggiunti nuovi aminoacidi. Questo farmaco presenta un'azione su gram positivi, gram negativi, anaerobi e anche sulle amebe. È attivo nei confronti di rickettsia, di gram negativi come ad esempio rickettsia, clamidia, inoltre è attivo sui micoplasmi, è attivo anche sul vibrio colera, su spirochete come treponema e borrelia ed inoltre le tetracicline possono essere utilizzate anche nella malaria. Ci sono però dei batteri resistenti, infatti non è efficace su Pseudomonas aeruginosa e neppure su Proteus. I meccanismi di resistenza comprendono sia quelli delle pompe di efflusso, la protezione dei ribosomi e inoltre la produzione di enzimi che vanno a inattivare l'antibiotico. Vengono somministrati per via orale ed eccetto della tigeciclina. Possono inibire l'assorbimento sia agli ioni bivalenti, come ad esempio il calcio o il magnesio, ma anche la presenza di un ambiente alcalino, perché quest'ultimo fa sì, come abbiamo visto per quanto riguarda la farmacocinetica, questo antibiotico passi nella forma ionizzata e quindi sia meno assorbibile, per cui riducono l'assorbimento delle tetracicline, l'assunzione di latte, ma anche di antiacidi. Questo farmaco non oltrepassa la barriera ematoencefalica, ma oltrepassa la placenta, proprio per questo non può essere utilizzato in gravidanza. Inoltre riducono l'emivita e le tetracicline e tutti i meccanismi di induzione enzimatica. Viene escreto sia per la maggior parte vengono escrete per via biliare e ad eccezione della doxiciclina e della tigeciclina che vengono escrete principalmente per via renale. In base all'emivita possiamo distinguerle in tetracicline a breve emivita. Se hanno un'emivita compresa tra le 6 e le 8 ore, ad emivita intermedia, quindi dopo le all'incirca che hanno un'emivita superiore alle 12 ore, e quelle a lunga emivita, che sono quelle che hanno un'emivita tra le 16 e le 18 ore. Quelle a breve emivita comprendono la clortetraciclina, la tetraciclina, ed inoltre la tetraciclina. Quelle invece a emivita intermedia, comprendono la demeclociclina e la metaciclina, quindi a lunga emivita l'aminociclina e la doxiciclina. La tigeciclina, come abbiamo visto, è l'unica tetraciclina che viene somministrata per via endovenosa, ha un'emivita più lunga di 36 ore. Comunque, appunto, considerando le emivite, basta a partire da quella intermedia, una somministrazione al giorno di questo farmaco. Allora, vengono utilizzate per bronchiti, polmoniti, acne, infezioni delle vie urinarie, ma anche per infezioni oculari. Questo ovviamente anche infezioni oculari sotto forma di collini, pomate. Allora, degli usi particolare inoltre abbiamo un uso particolare della demeclociclina che viene utilizzata nella sindrome da inappropriata secrezione di ADH perché va a inibire la secrezione di ADH, per cui anche viene utilizzata in alcuni casi per la iponatremia cronica. La minociclina può essere utilizzata anche se viene utilizzata principalmente la rifampicina per la profilassi da meningococco nel portatore sano.
Sì, allora, gli effetti collaterali di questi farmaci comprendono effetti gastrointestinali, sia diretti che indiretti. Diretti proprio possono causare nausea, vomito e diarrea, indiretti perché possono dare infezioni da Clostridium difficile e quindi appunto dare quelle diarree proprio post antibiotiche perché va ad alterare la flora batterica intestinale. Potrebbe dare, allora, nei bambini al di sotto degli 8 anni non può essere utilizzato proprio perché anche ad esempio in gravidanza, comunque nelle ossa in formazione, in crescita, le tetraciclini possono andarsi ad occupare, possono andare appunto ad accumularsi in questi tessuti e quindi potrebbero dare appunto delle malformazioni a livello osseo ma anche a livello dentale dove possono dare delle alterate colorazioni dentali che variano dal giallo al bluastro. Poi possiamo avere una tossicità epatica, possiamo avere anche una tossicità renale e nel caso della demeclociclina possiamo avere invece un diabete insipido nefrogenico. Non nefrogenico, veramente. Dunque, quindi possono dare una tossicità a livello renale, a livello soprattutto dei tubuli, può dare una tossicità locale, qualora, come ad esempio, tromboflebite, se viene somministrato per via endovenosa. Inoltre, una caratteristica delle tetracicline è che sono degli antibiotici che possono avere un'azione fotosensibilizzante. E ancora possono dare capogiri, tinnito e potrebbero dare anche ad esempio cefalee. Quali sono le interazioni da evitare? Allora, sono da evitare interazioni con antibiotici come le beta-lattamine, i chinoloni e anche il trimetoprim. Inoltre anche per induzione enzimatica va evitata l'interazione con la rifampicina. E può dare un aumento dell'azione di alcuni farmaci, come ad esempio gli anticoagulanti orali, gli antiasmatici, gli antidiabetici. Nel caso del diabetico possiamo avere delle crisi ipoglicemiche, con antimetaboliti, farmaci inoltre attivi sull'apparato cardiovascolare. Ovviamente le tetracicline non vanno somministrate con il latte o gli antiacidi, poiché questi ultimi potrebbero andare a ridurre l'assorbimento delle tetracicline. Questi sono alcuni nomi commerciali che possiamo trovare delle tetracicline. Abbiamo il Minocin, il cui principio attivo è la minociclina, Bassado, il cui principio attivo è la doxiciclina, e il Tigacil, il cui principio attivo è la tigeciclina. Tigacil sicuramente sarà più utilizzato soprattutto in ambiente ospedaliero, sia per la somministrazione endovenosa, ma poi perché può essere anche utilizzato per le infezioni nosocomiali.